Buon test per il Pescara sul campo del Sulmona, finisce 6-0 per i biancazzurri. Zeman ha rilanciato Pellacani dal primo minuto dopo il lungo infortunio, debutto anche per Gozzi nel ruolo di terzino sinistro, in mediana con Aloi, Kraja e Germinario, tridente offensivo nuovo con Vergani riferimento centrale, Desogus e Cuppone ai lati. Con le immagini del nostro Alberto Capo andiamo a vedere i 6 gol del match. In apertura il vantaggio biancazzurro realizzato da Edoardo Vergani al quinto, il cross di Cancellotti di petto, Edoardo Vergani ha spinto il pallone in rete, il raddoppio al 16esimo, il controllo di Cuppone, cross basso, arriva Desogus con il destro che manda la palla all'angolino basso, termina 2-0 il primo tempo. Tanti cambi nella ripresa per il tecnico Zeman, dentro Milani, Mora, Merola e Delle Monache al quinto, il terzo gol del Pescara con Marco Delle Monache che riceve in area e di sinistro trova l'angolino basso, attimi di paura, il 13esimo per l'infortunio di Tommaso Cancellotti, il terzino esce dolorante dopo un brutto colpo ricevuto alla gamba destra, ma si tratta solo di una forte contusione. Altri cambi per Zeman, dentro Catena, Daniello, Ingrosso e Giabo al rientro dopo l'infortunio, al 28esimo il quarto gol biancazzurro, Delle Monache manda Merola tu per tu con il portiere, l'ex Foggia trova il 4-0 con un tocco preciso, due minuti più tardi il quinto gol, il cross di Milani e la doppietta personale di Merola, al 38esimo il 6-0 con il tiro di Marco Delle Monache respinto dal portiere di casa, arriva Edoardo Vergani e firma anche lui la sua doppietta, termina 6-0 a Sulmona. Domenica alle 17:30 torna il campionato allo Stadio Adriatico, arriverà la Virtus Francavilla, le parole del presidente Daniele Sebastiani e dell'attaccante Jacopo Desogus. Presidente Sebastiani, il Pescara a Sulmona, si crea entusiasmo, insomma un bel colpo d'occhio allo stadio, tanti piccoli calciatori, tanti bambini che hanno applaudito i loro idoli. Assolutamente sì, complimenti al Sulmona, alla dirigenza del Sulmona, perché hanno rimesso in piedi una struttura importante, uno stadio bello nel centro e quindi Pescara è venuto volentieri e tornerà qua secondo me in estate a fare una delle prime amichevoli del ritiro. Al di là delle indicazioni che sono venute fuori dal test, Cancellotti nulla di grave, l'infortunio? Ma credo e spero di no, credo che si sia più impaurito per la botta che ha preso, no, però il medico, la dottoressa diceva che era più che altro la botta, speriamo che sia solo quella. A proposito di Cancellotti, Brosco e More, i rinnovi sono scattati per le clausole che ce l'hanno nel contratto che avete firmato, Crescenzi e Cancellotti? Vedremo più avanti, come ho sempre detto, perché adesso bisogna guardare al campionato e pensare a fare bene da qui alla fine. Un Raffià in versione super che c'entra poco con la categoria, è vero che sono già arrivate richieste da società di categoria superiore? Raffià è un grande giocatore, lo sapevamo, ma deve pensare al Pescara e deve pensare a cercare di fare il meglio possibile per portare il Pescara dove merita di stare. Poi a giugno si vedrà, però adesso deve pensare al Pescara e non deve farsi distrarre da nessuna voce, perché sicuramente è un giocatore, ma come ce ne sono altri in questa rosa che meritano qualcosa in più sicuramente. Desogus, intanto come stai? Un po' che non ti rivedevamo in campo, sensazioni? No, sto meglio adesso perché ho la pubalgia da un po' di tempo, ma comunque sto meglio, sto lavorando per stare appunto bene, il mister sta facendo le sue scelte, io le accetto perché siamo tutti forti, quindi sono sempre pronto comunque. Intanto in amichevole è arrivato il gol, che male non fa. No, mancava, anche perché ne ho fatto solo uno quest'anno, quindi non fa mai male. Desogus e Zeman, all'esordio titolare con il Boemo, poi hai detto tanta panchina, ma hai svelato di avere questo problema. Sì, diciamo questo problema ce l'ho da un po' di tempo, però io credo che il mister non mi sta mettendo per questo. Secondo me sicuramente gli altri stanno facendo meglio, io dovrò impegnarmi sempre di più per convincerlo a farmi giocare. Le ultime due in campionato, un bel Pescara sempre più zemaniano, è la strada giusta secondo te per i playoff? Sì, sono sicuro che arriveremo ai playoff ancora facendo prestazioni ancora più belle di quelle che abbiamo fatto queste ultime partite. Torniamo a Catanzaro per un flash, 15.000 spettatori, stadio pieno, città in festa e un bel Pescara in campo. Sì, lo stadio del Catanzaro bellissimo, noi abbiamo fatto una bella partita, sicuramente meritavamo di più secondo me, però
è andata così e quindi siamo stati in grado di affrontare il Catanzaro, che comunque è sempre stata la prima del campionato, quindi vuol dire che possiamo lottare con tutte. Dopo un periodo di rodaggio di inizio anno sei diventato titolare, titolarissimo del Pescara, poi c'è questo momento in cui Zeman non ti ha messo in campo. Quanto manca De Zogus per tornare lì nel terzetto, nel tridente offensivo? Io sono pronto sempre, ovviamente sto aspettando che il mister magari mi faccia giocare titolare, ma accetto le decisioni e sono sempre pronto anche per subentrare. Magari non lo troverai nella tua corsia domenica, ma torna De Marino allo stadio Adriatico, so che eravate molto amici, che gli dici a Davide? No, lo saluto ovviamente, poi magari ci becchiamo anche a fare l'uno contro uno, vediamo cosa succede. Chi lo vince? Ah, spero io. L'ultima, De Zogus e il futuro. Cagliari ti ha blindato, tornerai in rosso-blu? Per adesso credo di sì, dovrei iniziare il precampionato con loro, poi vediamo cosa succede.